questo lavoro l'ho fatto nel 2000, un anno e mezzo fa, ed è diverso dai miei soliti progetti perché è nato da un'immagine che avevo in mente da moltissimo tempo, che è questa di una bambina al contrario, sospesa, tenuta su da un uomo, e in qualche modo però non spiego il perché, come se fosse un ritratto di famiglia, da quel titolo The Picture of Ourselves, che significa il nostro ritratto. Ma lascia aperto poi un po' il significato, che potrebbe essere un padre e una figlia, due persone che non si conoscono, non viene detto, è più un'immagine. Dunque, Vitrina è un progetto che ormai ha una sua struttura, nel senso che si caratterizza proprio per questo dialogo che innesca tra le ricerche più contemporanee e quella che è un'istituzione come quella della GAM, quindi anche occupa uno spazio appunto completamente di passaggio interstiziale proprio per consentire questo dialogo. La quarta edizione di Vitrine si riallaccia a questo concept e si intitola Possibilità, proprio con l'idea di mettere in relazione quelle che sono le possibilità di dialogo che l'arte ricalca all'interno del fluire di un immaginario quotidiano, ma anche di una tradizione storico-artistica così radicata nel museo come la GAM. Il primo appuntamento è appunto con Radio Martino, seguiranno Francesco Gennari, Francesco Barocco, Anna Franceschini e Luca Trevisani per chiudere.